complici affiatati allo stesso tavolo. È la fotografia che restituisce nitida l'immagine di Elisa Isoardi e Matteo Salvini insieme a una cena di gala. Il vice premier e la sua ex compagna si sono rivisti in occasione dell'evento organizzato per la serata dedicata all'Associazione della Logistica ALIS, che aprirà a Roma il suo congresso tra poche ore. Madrina della serata proprio la conduttrice della prova del cuoco. Salvini è arrivato quando la serata era già iniziata. Il vice premier è stato fatto accomodare allo stesso tavolo dell'ex compagna, e a pochi giorni dalla conferma della chiacchieratissima rottura. Il leader della Lega avrebbe fatto la sua apparizione a sorpresa, in un elegante smoking. A proposito dell'abito scelto per l'evento, ha scherzato spiegando che non lo avrebbe indossato nei prossimi 10 anni. L'ho affittato, vi pare che nel mio armadio ci sia uno smoking? Salvini e la Isoardi hanno riso tra loro per tutta la durata della cena, suscitando la curiosità dei presenti che hanno scattato all'ex coppia numerose foto. Era stata la Isoardi, in un post abbinato a una curiosa foto intima, a comunicare la rottura a mezzo Instagram. Contestata, aveva successivamente spiegato. Matteo Salvini e io ci siamo lasciati 2 mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le male lingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ripeto, è stato un grande amore. Su una lunghezza d'onda differente il vice premier che, a poche ore da quel momento, l'aveva fatto eco sempre a mezzo social. Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori, ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita. Vi voglio bene, amici. Chi se ne frega.